Buonasera, sono Enrico Fontana e vi do il benvenuto alla terza tappa di Libero Cinema e Libera Terra, il festival itinerante contro le mafie, promosso da Cinemovie Foundation e da Libera e realizzato in collaborazione con My Movies. Il titolo che abbiamo scelto per questa puntata di Diritti al Nuovo Mondo è L'Africa non esiste, un concetto coniato dal grande giornalista Kaposinski. Insieme ai nostri ospiti vi terremo compagnia fino alla visione del film di questa sera che è appena apro gli occhi canto per la libertà della regista Leila Bouzid. Sono passati 60 anni da quando, per quell'anno in cui per diverse ragioni, soprattutto la fine del colonialismo, beh, si ricorda come l'anno dell'Africa, il 1960. Da allora sono cresciute le speranze, basti pensare alla fine dell'apartheid in Sudafrica, ma purtroppo anche i conflitti armati, la voglia di libertà, di emancipazione, ma anche i nuovi colonialismi, come quello messo in campo da una superpotenza come la Cina e poi contemporaneamente il protagonismo dei giovani, delle donne, della società civile ma anche il dilagare in alcuni paesi del terrorismo islamico, un'incertezza estrema che era stata resa, se possibile, ancora più acuta dal coronavirus. Nessuno può dire con esattezza cosa stia accadendo ora in Africa. Secondo l'Unione Africana è il continente meno contagiato, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità invece la situazione rischia di essere esplosiva, come dimostrano i numeri di questo cartello che stiamo vedendo insieme, 647.000 contagi, 14.000 morti, più di quanti non ne abbia fatti. Ebola in due anni, queste sono le vittime dei primi cinque mesi. Ma sono dati non riscontrabili poi nella realtà, dati ufficiali che da prendere insomma con le dovute cautele. È collegato con noi da Gran Bassani in Costa d'Avorio, Leone De Vita della comunità Bell. Buonasera, benvenuto, grazie per essere con noi. Le chiedo Buonasera, se ci può raccontare quando è nata, da quando è attiva la Comunità Belle e in che cosa è impegnata in particolare in questo momento la Comunità Belle è un progetto del gruppo Abele di, di Torino presieduto da Don Luigi Ciotti che nasce qui in, in Costa d'Avorio all'inizio degli anni Ottanta eh, e all'inizio si occupava sostanzialmente di ragazzi in conflitto con la legge e facendo delle attività per il loro reinserimento sociale ed educativo eh, dopo, dopo i primi anni in realtà si è allargato un po' il suo, il suo sguardo mh, verso tutta un po' la marginalità giovanile presente qui in, in Costa d'Avorio e nella città di Gran Bassam che è una cittadina a una ventina di chilometri dalla capitale diciamo economica della Costa d'Avorio che, che è Abidjan e le attività che vengono, che vengono svolte sono attività di formazione professionale sono attività... Di, mh, educative, di alfabetizzazione, di inserimento eh, sociale all'interno delle famiglie, perché i ragazzi che noi, di cui noi ci, si, ci occupiamo provengono da situazioni di, di estremo disagio sociale e economico, non solo i ragazzi in conflitto con la legge, ma anche vittime di tratta, di, di sfruttamento, eccetera. Nel, mh, negli ultimi tempi... Negli ultimi tempi uno dei temi che noi abbiamo trattato è stato è quello, per esempio, della prostituzione minorile e del tema della, della tratta, della tratta di esseri umani, in particolare di, di minori, sia a fini di sfruttamento lavorativo nei campi e, e nei campi di cacao, la, la Costa d'Avorio è il primo produttore mondiale di cacao, ma anche a fini di sfruttamento sessuale. Ho citato una materia prima il cacao che probabilmente anche all'origine dei numeri che caratterizzano la Costa d'Avorio nonostante la pandemia. Noi qui siamo abituati a mettere il segno meno davanti al PIL per gli effetti del lockdown, del blocco delle attività economiche, ma invece come possiamo vedere in Costa d'Avorio, questi sono i dati ufficiali comunicati dal governo, si immagina una crescita ancora, più 3,6% del prodotto interno lordo nel 2020, più 8,7% nel 2021. Ecco, che caratteristiche ha questo sviluppo, se possiamo chiamarlo così, e qual è l'impatto sociale e sanitario in Costa d'Avorio della pandemia? Allora, ehm, dopo la, sostanzialmente la fine della, della guerra civile in Costa d'Avorio, che era il... Intorno al 2010-2011 eh, i dati macroeconomici della Costa d'Avorio sono quelli che voi avete mostrato, cioè una crescita esponenziale a livello, a livello cinese, diciamo così. E, eh, però questi livelli di crescita economica non corrispondono in percentuale, in proporzione, per esempio, a una diminuzione del livello di povertà, che è sempre intorno tra il 40 e il 50% della popolazione. Cioè vediamo una crescita del prodotto interno lordo, ma un calo limitato della, eh, della povertà. Quindi eh, questo calo, pur con segno positivo, sostanzialmente si dimezza la crescita del prodotto interno lordo, vuol dire che poi a livello sociale le conseguenze ci saranno e ci saranno e come. Nel senso che eh, di fatto questa ricchezza che viene prodotta fa fatica a scendere, ad essere distribuita tra, ehm, tra la popolazione. I motivi eh, possono essere tanti e diversi, però eh, ormai qui gira la, la frase che si dice non si mangia il, il goudron, cioè l'asfalto, la, no? perché una delle attività maggiori che, è stata, che si è sviluppata è quella infrastrutturale però poi queste infrastrutture non sempre, non sempre generano, generano risultati e soprattutto a livello di servizi di base, quindi la, per esempio la, la, la sanità, l'educazione, eccetera, non si sono visti i miglioramenti, i miglioramenti sperati. Bisogna considerare che anche se c'è una crescita del prodotto interno lordo, poi questa crescita dove va? Rimane nel paese o, viene, o i benefici di questa crescita vengono esportati? Primo punto. Secondo punto, c'è la crescita demografica. Ricordiamoci che l'Africa la, uh, in generale, non solo la costa, la costa d'Avorio, da, da, nel 2050 avrà 2 miliardi e 400 milioni di persone, cioè adesso siamo a 1 miliardo e 2. Quindi vuol dire che praticamente si raddoppierà la popolazione. E quindi anche se si cresce dal punto di vista macroeconomico, e poi c'è un problema di crescita anche della popolazione. Quindi il tema centrale è come distribuire queste ricchezze. Fino adesso l'attuale modello di sviluppo non è riuscito, o non ha voluto, o non è riuscito a distribuire queste ricchezze, queste risorse che in realtà la Costa d'Avorio e l'Africa hanno. Ieri, collegati dal Brasile con eh, Padre Alfredo, abbiamo ragionato anche su come le fasce più povere, più deboli, siano esposte alla pandemia, non possano neppure adottare quelle misure. Lavatevi le mani perché non c'è l'acqua, le mascherine e non ci sono le mascherine. Ecco, qual è la situazione ora in Costa d'Avorio, soprattutto nelle fasce più disagiate, nei quartieri più eh, degradati, dove ci sono le persone più in povertà? Che cosa vedete voi ogni giorno? Il problema è proprio quello perché ci sono state delle misure in qualche modo, non si può fare il copia e incolla. Purtroppo, delle, delle misure anche prese in, in Europa, parlo del, dei confinamenti, per esempio, in, in situazioni in cui eh, all'interno di una, di una casa che magari è di due stanze ci sono 10 o 15 persone, ossia in una, cor, in una, in una corte, perché queste case africane sono una vicina all'altra, c'è spesso una corte, una corte comune, le persone sono. Sono una trentina, e in più le, la popolazione, le fasce deboli devono uscire ogni giorno, ogni giorno per guadagnarsi il pane quotidiano, come si suol dire, e eh, non possono rimanere confinate a casa. E quindi questa situazione ha generato non rivolte certo, ma ha generato tensioni nelle fasce deboli della, eh, della popolazione, tanto che gli stessi governi in diversi paesi hanno dovuto fare un po' un passo indietro, per esempio avevano chiuso i mercati, li hanno dovuti parzialmente riaprire, avevano chiuso tutta una serie di piccole attività informali, hanno dovuto riaprirle perché sennò no, la gente non può accedere ai mezzi di sussistenza normali. E, e questo più ancora che il problema sanitario di cui i dati anche lì sono uh, uh, interpretabili, diciamo così, e poi perché se non fai controlli allora i dati rimarranno sempre bassi perché non hai questa possibilità di, di, di fare controlli, però il problema più grosso in questo momento è, eh, è soprattutto economico. E difatti noi, nella nostra piccola attività, quello che cerchiamo da fa di fare sono i classici kit alimentari che, che si cercano di dare alle, mh, alle famiglie più in difficoltà in questo momento, che hanno perso il lavoro, che hanno finito la loro attività e così via. Grazie a Lone di Vita per questa prima testimonianza. Resti collegato con noi perché la ascolteremo ancora più avanti nel corso di questa nostra trasmissione. In questo nostro viaggio alla ricerca dell'Africa che non esiste, ora ci spostiamo in Italia per incontrare il secondo ospite di questa sera, Patrick Conde, che è coordinatore agricoltura dell'Unione Sindacale di Base. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Patrick Conghe, lei è cittadino italiano, ma è nato in Congo e per l'impegno che ha nell'unione sindacale di base e a stretto contatto con tanti migranti del nostro paese, eh, che vengono soprattutto dall'Africa, ecco, che testimonianze ha raccolto da questi migranti? Che preoccupazione c'è? Che notizie hanno dei loro paesi di origine, eh, molti dei quali colpiti dal coronavirus? Ma sicuramente diciamo che... Eh... L'immigrato che veniva tanti anni fa con l'immigrato che viene adesso c'è comunque una piccola differenza. Io posso dire che da quella che delle persone che noi abbiamo in contatto, il legame col paese di origine è molto più presente e molto più forte. Dirò anche di più, anche di quella che riguarda la parte più funzionante del paese, vuol dire la politica. Io eh, quando sento gli immigrati qua e eh, nelle loro discussioni comunque c'è sempre eh, diciamo la preoccupazione di quella che succede a tutti i livelli nei paesi di origine, sia le notizie che arrivano delle famiglie, sia eh, le notizie che arrivano e eh, che riguardano soprattutto la stabilità del paese questa è, è comunque permanente una preoccupazione che ha colto, diffusa ma mh, mh, neppure due mesi fa veniva eh, approvato un decreto in Italia per guardare un po' a quello che è accaduto nel nostro paese con cui si regolarizzavano i migranti se ne è discusso molto, ecco io le chiedo a due mesi di distanza qual è il vostro bilancio di questo decreto su cui si è molto discusso, ripeto allora eh, il bilancio per noi è, 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 è comunque pessime perché Eravamo convinti che una situazione di pandemia, di difficoltà che noi stiamo attraversando, che nessuno eh, viene dimenticato. Per quella che noi avevamo chiesto una regolarizzazione eh, senza condizione per salvare le vite delle persone. Questo decreto eh, non, ti, non ti, ci soddisfa perché in qualche modo è legato all'utilità. Che io ti regolarizzo perché tu mi serve, per quella che è basato sul contratto di lavoro. E siamo convinti che una situazione economica difficile che noi stiamo attraversando in questo momento. Tantissimi di questi ragazzi non possono avere il contratto di lavoro per regolar regolarizzarsi. Questa è veramente una pecca su una sanatoria che, soprattutto, come ripeto, e nella congiuntura attuale poteva essere una situazione di salvavita delle persone perché noi abbiamo delle persone che non sono in possesso di un permesso di soggiorno allo stesso momento non riescono neanche a trovare un contratto di lavoro e li mette in tutta una situazione di difficoltà anche solo per avere la copertura sanitaria il titolo di questa nostra serata è l'Africa non esiste gli italiani si stanno rendendo conto o meno delle Afriche che abitano il nostro paese nella sua esperienza che impressione ne sta ricavando ma eh, diciamo che eh, io sarò un po molto molto un po più pessimista perché noi stiamo vivendo anche un razzismo eh, diciamo permanente no dilagante nel mondo eh, abbiamo visto quella che è successo in america eh, ultimamente abbiamo visto su eh, diciamo quella che su succede in Calabria perché questi qua di questi pakistani che sono stati diagnosticati in qualche modo eh, con seropositivi nel senso che sono portatori del, del covid-19 abbiamo visto un po' la reazione della città eh, diciamo che mh, non posso dire che l'Italia è un paese rassista ma il rassismo c'è eh, sicuramente nel momento di difficoltà come adesso qualcuno fa un'analisi molto più diversa e molto più umana però c'è sempre una minoranza io spero che sia una minoranza che eh, pensano che l'italia è, è per gli italiani sai il diverso diventa sempre eh, il, il problema eh, del paese perché non ha la mia cultura perché non ha il mio stesso colore di pelle o perché non parla eh, la mia lingua, eh, questa, comunque, è una cosa che c'è. Eh, non possiamo dire che, eh, diciamo che è un paese eh, diviso: sì, diviso pro e contro. Ci sono quelli che vedono l'immigrazione un'opportunità, ma ci sono ancora tantissime persone che pensano che l'immigrazione eh, potrà essere un problema. Un'ultima domanda da farle: c'è un'altra legge, lei l'ha accennata in Italia, quella contro la lotta al caporalato che pure ha segnato uno spartiacque tra un primo e dopo, è cresciuta tra i migranti, soprattutto tra i migranti che vengono da, dall'Africa, la voglia di denunciare, il coraggio di denunciare o no? Il eh, coraggio di denunciare è poco, perché il caporalato è quella che noi chiamiamo in qualche modo sui termini sindacali, l'intermediazione. Eh, io penso che la presenza dello Stato su un territorio è molto più importante. Ci vuole eh, un organo di controllo che va a monitorare, a controllare le aziende o le persone, soprattutto in quella che riguarda eh, diciamo, il reclutamento dei lavoratori. rafforzare eh, il centro per gli impieghi può essere un elemento eh, fondamentale che taglia le gambe al caporalato. E la difficoltà di denunciare c'è perché le persone che si trovano una situazione di difficoltà di sopravvivenza dove per loro l'unico modo di eh, guadagnare qualche soldini è fare quel lavoro o sia in nero o sia anche un lavoro di intermediazione attraverso un caporalato, e eh, sono in difficoltà di denunciare ecco in qualche modo non lo fanno eh, perché dicono tanto per me è l'unica possibilità che ho se lo faccio io non so poi le conseguenze eh, cosa mi può succedere? Per quella che è, è il caporalato eh, è difficile da denunciare e soprattutto nel, nel territorio come il Meridione dove il caporalato eh, alla grande maggioranza è tenuto con la criminalità organizzata, è legato alla criminalità organizzata e questa fa paura. Beh, grazie a Patrick Conde dell'Unione Sindacale di Base per averci aiutato a costruire un'altra tessera di quest'Africa che esiste, che c'è, le tante Afriche che esistono, anche nel nostro Paese e che lei si impegna a difendere e a raccontare con passione e coraggio. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi, è stata per me una, una bella opportunità, grazie. Dopo quelle che ci hanno raccontato eh, Leone De Vita e ora Patriconde, andiamo alla scoperta di una terza Africa, lo facciamo con Fred Cuono. Fred Cuono è un regista videomaker nato in Italia, da mamma italiana e papà originario del Ghana. Fred ci porta negli Stati Uniti dove vive da sette anni da migrante. Gli abbiamo chiesto di raccontarci qual è oggi la situazione della minoranza afroamericana in questo che è diventato gli Stati Uniti, il paese più colpito dal coronavirus. Ma anche una minoranza che è stata attraversata da forti proteste dopo le violenze della polizia. Ecco come ci ha risposto. Il problema della. della... Covid e il problema anche delle, delle ultime proteste diciamo che eh, sul punto di vista razziale impattano tantissimo. Il problema del Covid ha impattato molto non solo nella comunità afroamericana ma anche in quella latinoamericana, se parliamo di comunità di migranti o di eh, minoranze. Eh, per il semplice motivo che sono le comunità, uno, che vivono eh, situazioni di diseguaglianza sanitaria, ambientale, eh, strutturali, quindi vivono anche nelle zone diciamo eh, più... Ehm, ehm, con più assembramenti anche di densità di popolazione elevata, devono ut utilizzare spesso i mezzi pubblici, quindi, a maggior ragione, eh, nel primo periodo della, della pandemia, in cui si sapeva ancora poco, erano i primi diciamo, a infettarsi. E in più, questa pandemia, in effetti, eh, non solo in Europa, ma negli Stati Uniti o in altri paesi, ha anche evidenziato il lato classista del, del virus, nel senso che chi. Ha un certo diciamo, reddito e una certa posizione nella società, salvo i lavori necessari come il medico, eh, ha potuto beneficiare dello smart working, e quindi di poter lavorare di casa, di isolarsi, di poter acquistare le cose attraverso internet. Ovviamente chi ha basso reddito ha dovuto anche lavorare, fare le consegne, fare. Tutta una serie di lavori eh, ad alto rischio, però, di, eh, di contagio e quindi eh, questa disparità poi si è di nuovo ricreata. Salvo poi anche avere una disparità di condizioni preesistenti, perché ovviamente per motivi di sanità pubblica, ma anche di nuovo di reddito, eh, magari molte persone non possono ad avere accesso alla sanità, fare dei check-up. Eh, eh, sempre e quindi la popolazione afroamericana da sempre più afflitta eh, anche per malattie respiratorie rispetto alla, alla popolazione bianca, anche per le condizioni di vita, appunto, di, di vivere in queste case popolari spesso non eh, ben eh, tranquille da un punto di vista sanitario, spesso anche in grosse metropoli sono molto umide d'inverno, eccetera. E quindi. Questo ha ricreato delle tensioni, tensioni che poi sono esplose di nuovo con la questione diciamo razziale inerente alla, alla polizia, alla violenza della polizia, ma che ovviamente come credo eh, si immagina anche nel europeo medio è diciamo, la superficie ecco, del problema, il vero problema in, in, negli Stati Uniti se parliamo di eh, questione razziale è un problema ovviamente di diseguaglianza enorme in qualsiasi aspetto della vita normale. Quindi salvo le, i tre giorni in cui un bambino nero eh, nasce e vive dentro lo stesso ospedale dove è nato un bambino bianco, eh, le loro due vite al 90% saranno totalmente opposte negli anni successivi, a partire dalle scelte che si faranno nelle scuole, l'educazione, le opportunità di lavoro e, e tantissime altre cose. Quindi credo che dopo 350 anni ecco, della stessa situazione... Eh, sono esplose eh, di nuovo queste proteste eh, su un piano, ecco, magari più epidermico legato alle violenze. In realtà, quello che nascondono è un malessere che, che dura da, da secoli ed è un, un malessere dove, ovviamente, eh, senza un vero intervento. Eh, eh, strutturale e sociale della, della visione del paese dei prossimi 40-50 anni sarà, sarà difficile farlo, ma sarà difficilissimo, io credo perché purtroppo alcuni dati sono veramente devastanti. La ricchezza che avevano gli afroamericani durante la schiavitù o il periodo post-schiavitù era circa l'1% della. Della ricchezza dell'intero paese, questa percentuale non è cambiata in, in 300 anni, fondamentalmente, e le risorse, ovviamente, si sono anche ridotte, quelle del paese e ci sono tante altre eh, minoranze o altri gruppi sociali che competono per lo stesso benessere. Quindi è una, è una situazione in realtà che se la si guarda da un punto di vista macro, con dei dati analitici numerici, su una popolazione elevatissima, stiamo parlando di 40 milioni di afroamericani, quindi due terzi della popolazione italiana, eh, non sono certo brillanti. Poi per carità ci sono dati micro di personalità, di persone che hanno successo, un presidente... Eh, metafora americana, come Obama, eh, personaggi ricchissimi dello star system. Ma questo ovviamente, sono, sono, sono dati micro che non, non sono associabili alla stessa situazione che hanno altre. Etnie, dove la povertà esiste anche ovviamente tra l'etnia bianca e latina, ma non esiste in questi numeri, e al tempo stesso non esiste la, la, la difficoltà eh, invece di una persona medio o medio alta nel sistema. Quindi queste sono, sono disparità che ho imparato ecco, a, a guardare con una lente diversa che guardavo magari prima da, da italiano, da europeo, o anche semplicemente da africano. Non conoscevo diciamo le dinamiche. Che sono dinamiche legate anche ovviamente al sistema economico del, del paese e alle famiglie, alle prime famiglie di britannici che sono riusciti ovviamente a modellare gli Stati Uniti e ad arricchirsi tantissimo, tra l'altro, con forza lavoro praticamente gratuita eh, data dagli schiavi. Se si parla ecco, di riparazioni, c'è un conto straordinario che pochi sanno, ma se si contassero le mon il monte ore di lavoro fatte dagli schiavi afroamericani ovviamente gratuitamente e, bisogna, e si dovesse risarcirle con l'inflazione ad oggi, si parla di una cifra che equivale a quattro volte il PIL degli Stati Uniti, quindi una, ci metterebbero quattro anni di, di lavoro tutti gli americani solo per ripagare eh, questo, questo lavoro gratis che poi ha reso grandi gli Stati Uniti. Cambiano i continenti, ma quella delle disuguaglianze sociali è davvero la grande questione oscurata, anche perché è raccontata molto poco di questa pandemia. Ma cosa significa per Fred Cuono la parola Africa e che ne è stato del suo sogno di tornarci a vivere? Ascoltiamolo insieme. In realtà è ovvio che la... c'è un'Africa, ma non c'è un'Africa, nel senso che c'è un'Africa ancora come idea continentale come spazio fisico eh, e come idea di africani. Io poi mi auguro che invece ci sarà un futuro dove non ci sarà questa idea ecco, di Africa omogenea, ma le, le, le varie Afriche, i vari paesi che la compongono e soprattutto le varie eh, culture e quindi il, il sapere iniziare anche a, a capire le, le differenze come magari siccome... Fino adesso, diciamo, parte della storia del mondo è stata anche eh, europocentrica. Eh, molte persone del mondo magari sanno la differenza tra un italiano e uno svedese. Ecco, probabilmente io mi auspico una, una, una situazione globale simile, dove ovviamente personalmente c'è ancora questa, questa aspirazione che non è, eh, nel mio caso, ma io credo anche nel caso di tante altre persone che non si sono pienamente realizzate eh, nella vita o che non sono riuscite a radicarsi... Nelle, nelle nazioni dove sono nate e cresciute c'è questo sogno che è legato anche alla proprietà. Nel senso eh, mi spiego meglio, eh, laddove è difficile eh, costruire ricchezza, e per ricchezza si intende la possibilità comunque di eh, avere qualche proprietà, avere una o due case anche per, per la famiglia, quindi creare questo sviluppo che mette poi radici e può dare continuità eh, alle generazioni future di una persona, eh, perché per tante difficoltà, anche perché ci sono paesi del mondo dove in realtà questo è sempre più difficile. Se uno viene a vivere a New York, anche se fa. Un lavoro prestigiosissimo, eh, capirà quanto è difficile comprare casa ecco, in un paese come, come New York, non magari come tutti gli Stati Uniti, ma uno, però, in questo momento sta capendo invece quanta libertà ancora dà invece l'Africa eh, per questo, quindi la libertà di poter, tra mille difficoltà, ovviamente, ipotizzare un futuro eh, non solo di una persona, ma anche generazionale nella costruzione di competenze. O, tra virgolette di ricchezza, ricchezza non nel senso di accumulare chissà qualcosa, ma eh, di garantire ecco, una stabilità che forse in Europa, io credo, per molte persone afrodiscendenti è difficile. C'è anche un'Africa che si può sognare. Ci ha seguito finora in diretta, le do il benvenuto Francesca Piccinini, da poco rientrata in Italia da Gran Bassan, in Costa d'Avorio, dove vive e lavora insieme a Leone di Vita nella comunità Abel. Eh, buonasera, bentrovata. innanzitutto. Buonasera a voi. L'Africa viene raccontata in Italia non solo per il fenomeno delle migrazioni, come se fosse il continente da cui si fugge per eccellenza nel mondo. Però alcuni numeri possono aiutarci per capire insieme se è davvero così. E cominciamo a leggerli insieme. Questi sono i numeri ultimi disponibili, ufficiali, sui migranti nel mondo. 272 milioni di persone vivono in un continente diverso da quello di nascita. Gli africani sono 18,4. Non arrivano al 10%, ma andiamo avanti. Dove vivono? Gli africani che hanno deciso di cambiare continente, questi sono di nuovo i numeri, 10,6 milioni in Europa, 4,6 milioni in Asia, 3,2 milioni in America. Ma che cosa sta succedendo oggi in Africa dal punto di vista delle migrazioni? 21 milioni di persone hanno lasciato il loro paese di origine nel 2019, ma il 96,5% è rimasto in Africa. Quelli che si sono spostati fuori da questo continente sono appena il 3,5%. Ecco, Francesca Piccinini, ascoltando questi numeri, si ha forte l'impressione che ci siano anche molti stereotipi sul tema della migrazione dall'Africa, a cominciare dalle invasioni che vengono ogni tanto evocate anche nel nostro paese. È un'impressione che ha anche lei, che in Africa vive e lavora? E perché? E che cosa accade? Qual è l'impatto dei migranti in Costa d'Avorio? Beh, allora innanzitutto va detto che effettivamente l'Africa occidentale, in particolare, è una delle aree dell'Africa dell che registra la maggior migrazione interna. Al punto che in Costa d'Avorio il 25% della popolazione viene in realtà da altri paesi. Questo perché la Costa d'Avorio comunque, ehm, a parte una parentesi di crisi economica, politica e anche poi militare tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000-2010-2011, è sempre stata percepita un po' come la Svizzera dell'Africa occidentale, perché era sviluppata anche, come abbiamo citato prima, con, con Leone, grazie al commercio del cacao. E per cui, anzi, il primo presidente, padre della patria, Félix Buque Boigny, eh, invitava eh, i, i paesi limitrofi a inviare braccia per l'agricoltura, che era poi la base per lo sviluppo economico della Costa d'Avorio. Ora c'è una ricerca. Eh, Della commissione ONU, appunto, sul commercio e su, sullo sviluppo, che mh, registra come queste migrazioni interne in realtà siano molto vantaggiose sia per i, pro, mh, i paesi di provenienza dei migranti, grazie alle rimesse che questi possono inviare a casa, rimesse che rappresentano il 51%. Delle entrate private eh, nei paesi di origine dei migranti, ma un'opportunità anche per i paesi che accolgono. In particolare, questa ricerca citava che eh, i migranti in Costa d'Avorio nel 2018, parliamo, hanno contribuito al PIL per il 19%. Um, poi, ovviamente, si possono generare tensioni. Uh, tra etnie diverse, però una cosa io ho notato, mh, mi ha colpito molto appena uh, sono arrivata in Costa d'Avorio dieci anni fa. Uh, la parola quabà, che vuol dire benvenuto in lingua locale, ha la stessa radice della parola straniero. Uh, perché lo straniero è benvenuto? Perché lo straniero porta notizie da altri mondi l'atteggiamento nei confronti dello straniero che io ho potuto vedere, vabbè, nei miei confronti perché sono bianca, quindi forse percepito come una, percepita come una risorsa, ma in generale l'atteggiamento che io ho potuto vedere è un atteggiamento più di curiosità nei confronti del diverso, piuttosto che un atteggiamento di paura nei confronti del diverso. Um, poi, come accennavo prima, c'è stato un periodo di crisi economica in Costa d'Avorio, e in quel periodo si è cercato di strumentalizzare um, la presenza di questi migranti che mh, vengono, mh, molto spesso provengono dal Burkina, dal Mali o dal nord della Costa d'Avorio, e mh, vengono chiamati. Giù là, che poi non è esattamente un'etnia, è una lingua franca che viene parlata nell'Africa occidentale, con la quale vengono appunto identificati un po' tutti quelli che vengono dai, dalle zone in cui si parla questa lingua, quindi appunto Mali Burkina e altri. Eh, e che è un termine che ogni tanto viene utilizzato in modo dispregiativo, come da noi una volta si utilizzava il termine: scusatemi: terrone per indicare il meridionale, e si è cercato di Uh, strumentalizzare um, la presenza di forte di questi giulà um, scatenando una guerra tra poveri, siccome si attraversava una crisi economica, la colpa di questa crisi economica era debitata a questi giulà che venivano a rubare il lavoro e a possessarsi delle terre. E da qui poi è nato tutto un conflitto che è sfociato poi anche uh, in un'insurrezione nel 2002, in cui appunto gli abitanti poi del nord, che sono prevalentemente giù là, cercavano di um, separare il paese, che poi insomma, si è riunificato dopo la guerra civile del 2010-2011, che è un po' la storia della guerra tra poveri che conosciamo bene insomma. In un minuto poi torneremo a sentirci più avanti. C'è un dato che mi ha colpito conversando prima della trasmissione, i 15 milioni di giovani che ogni anno devono trovare lavoro in Africa. Sono soprattutto giovani quelli che migrano per cercare lavoro, immagino. Um, allora, sono un po' di tutte le età, sicuramente sono principalmente giovani, intanto perché... Vabbè, um, L'aspettativa di vita non è molto alta, si parla qui in Costa d'Avorio di 55 anni per gli uomini e 60 per le donne. I e, e giovani sono ovviamente quelli che hanno più energia, più spirito di iniziativa, e, e quindi sono quelli che sì, sicuramente partono di più. In generale, è questa la grande sfida, come accennava anche prima Leone, la grande sfida dell'Africa, dove mettere. Tutti questi giovani che ogni anno entrano nel mercato del lavoro, come garantire a tutti questi giovani l'istruzione, per esempio. Bene, grazie a Francesca Piccinini, rimanga collegata anche lei, mi raccomando. Noi torniamo in Africa, ma questa volta andiamo a Amboro, in Senegal, dove la cultura è una leva importante di cambiamento. Grazie all'energia, alla creatività di Amarassi, se dal rap al cinema scopriamolo insieme.

Euh, je fais du montage, euh, du cadrage. Euh, J'ai été formé par euh, la Cinémobile pendant euh, le Festival de Borov Film Festival euh, euh, durant euh, trois ans, euh, dont la, la première édition euh, porte sur le thème de la scolarisation des jeunes filles, euh, la deuxième édition avec euh, l'émigration clandestine. Et pour la troisième euh, édition, la dernière qu'on a organisée à, au niveau de Mboro, euh, ça portait aussi sur euh, la vie quotidienne des Mboroises, qui est une... Et depuis lors, j'ai monté un programme de festival de cinéma bon, pour euh, euh, élargir l'idée pour euh, vraiment... Euh, euh, montrer le cinéma à tous les Sénégalais, surtout les, les villageois, euh, les villages les plus reculés du Sénégal, pour euh, vraiment euh, donner envie à la population sénégalaise qui, qui connaissait le cinéma autant. Bon, mais maintenant, avec la disparition des, des salles de cinéma, euh, les populations ont toujours resté. Euh, sans euh, le grand écran et nous jeunes cinéastes nous jeunes euh, qui ont eu la l'opportunité de, de, de suivre le cinéma avec euh, la cinémovelle nous comptons euh, pérenniser ce projet euh, avec euh, les jeunes euh, surtout les enfants qui qui sont les premiers et les derniers à chaque fois que nous organisons des, des projections. Euh, et, et, et vraiment, nous, on aimerait euh, avoir de partenaires de soutien pour euh, continuer ce projet, pour continuer vraiment ce programme qui nous est euh, beaucoup cher. Euh, voilà quoi. Je remercie à travers cette vidéo la Cinémobile qui nous ont donné l'opportunité d'être de, de, formés. E di voler anche trasmettere questo savoir ai nostri giovani, ai nostri bambini. Grazie a tutti. Ma in questo viaggio circolare alla scoperta dell'Africa che non esiste, torniamo a Gran Bassa in Costa d'Avorio da Leone De Vita e torniamo con Francesca Piccinini per l'ultima domanda a tutti e due, un minuto ciascuno. Qual è la vostra Africa? Leone De Vita. Allora, io dopo 11 anni posso considerare un afro-milanese che, che in qualche modo è un ossimoro, un connubio forse inconciliabile. Eh, appena arrivato incontro un collega africano e da milanese arrivo 20 minuti prima dell'appuntamento. Lui arriva e arrivo già ansioso come ogni milanese che si rispetti deve arrivare a un appuntamento di lavoro. Il mio collega arriva dopo... 45 minuti, io glielo faccio notare, mi lamento e lui mi dice, voi bianchi avete l'orologio, noi africani abbiamo il tempo. Allora noi abbiamo bisogno, noi come occidentali, di un punto di vista altro, non per forza per accoglierlo in toto, ma con il quale confrontarci, perché il sistema nostro di sviluppo non funziona. E funziona. questa è l'altra Africa che mi interessa. Grazie, grazie a Leone De Vita. Francesca Piccinini, in un minuto la sua Africa. Ma io sono un inguaribile ottimista, quindi ho grandi speranze per l'Africa, perché ha sicuramente delle enormi potenzialità a partire dalle ricchezze del territorio, dalla giovane età degli abitanti. E quindi spero che riesca a affermarsi per quello che è veramente il valore di questi popoli, di questa gente che merita assolutamente di, di poter vivere una vita mh, tranquilla e, e, e non dover più emigrare. Insomma, per, uh, per cercare di realizzarsi. Speriamo davvero che sia anche questa un'idea di Africa che si concretizzi per tutti. Grazie. A Leone De Vita, grazie a Francesca Piccinini, mi ha raggiunto nel frattempo Elisabetta Antonioni, è qui accanto a me, che è presidente eh, di Cinemovel Foundation. Eh, questa terza tappa di libero cinema avete deciso di dedicarla all'Africa. Perché questa scelta? Innanzitutto buonasera Enrico e buonasera a tutte le persone che ci stanno guardando. Per Cinemovel è un ritorno a casa il continente africano, perché Cinemovel nasce nel continente africano alla fine degli anni 90. L'idea era di attraversare il continente africano portando il cinema dove non c'è più, non c'è mai stato e creare attorno al cinema che parla un linguaggio universale delle campagne di comunicazione sociale, continuando a fare quello che il cinema fa da quando è nato, raccontare storie. Nel 2001 abbiamo realizzato il primo progetto in Mozambico una, con l'Associazione dei Cineasti Mozambicani, una carovana di cinema itinerante che ha attraversato tutto il paese dal sud al nord realizzando una campagna di comunicazione sull'AIDS. La truppa era composta da 8 italiani e 16 mozambicani, poi da lì non ci siamo più fermati. Il viaggio di Cinemovelo ha continuato per il continente africano, abbiamo visto il Senegal, siamo stati in Marocco con la carovana civica della Fatema Mernissi per promuovere il nuovo diritto di famiglia in Tunisia con l'Associazione Donne Cinema in Costa d'Avorio dove speriamo di ritornare con il Festival della Comunità. Tutti i progetti di Cinemovel nascono da un incontro. Nel 2006 abbiamo incontrato le, cooperative, i le ragazze e i ragazzi delle cooperative di Libera Terra, Luigi, e così, Cin così Cinemovel dal continente africano è approdato in Italia. Nel 2006 abbiamo iniziato questa avventura, questa carovana di Libero Cinema in Libera Terra. Oggi siamo alla quindicesima edizione. E continuerà eh, questa straordinaria avventura anche eh, nei prossimi anni. Perché voglio ricordare una cosa che riguarda sia la nostra casa, il continente africano, ma anche la nostra carovana di libero cinema. Ettore Scuola, il nostro presidente onorario, ci diceva sempre: Il cinema è una sorpresa. Arrivi in un posto, non c'è niente, poco dopo hai montato uno schermo. Eh, ci sono delle persone che si affacciano, è una finestra sul mondo, lì può succedere qualcosa, può essere un'epifania, la sorpresa del cinema in Italia, in Europa, nel continente africano, dove eh, possiamo avere la possibilità di promuovere una società più giusta attraverso la cultura. E a proposito di sorprese che può regalare il cinema, il film di questa sera... Et un titolo qui est déjà un programme, appena pro gli occhi, canto per la libertà, a présentarcelo, la regista Leila Busida ascoltiamola. Bonjour au public italien, je suis vraiment très très heureuse que mon film repasse en Italie. Mon film a commencé sa vie fin 2015 au Festival de Venise, à la Mostra de Venise, où il avait d'ailleurs reçu le prix du public et euh, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une relation très forte entre ce film et le public italien parce que euh, je pense qu'il y a des liens très forts euh, de deux côtés de la Méditerranée entre la Tunisie et l'Italie, c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune fille qui cherche sa voix, euh, littéralement vraiment la voix pour chanter et la voix pour prendre la parole et aujourd'hui, je crois qu'on a besoin que que tout le monde prenne la parole et qu'on ait une conscience politique qui s'éveille avec tout ce qui se passe et le film montre la manière dont une jeune fille va s'éveiller à ce qui l'entoure et prendre position progressivement de de la, le point de départ où elle est vraiment elle commence un groupe de rock et elle a une, une grande énergie mais pas vraiment de conscience politique a vraiment rencontré des obstacles et arriver à aller aller contourner petit à petit les obstacles qui sont familiaux, sociétaux et puis même le système du pays. Donc je vous souhaite un très bon film, j'espère que ça vous va vous emporter avec l'énergie de Farah et l'énergie de cette musique qu'on a entièrement composée pour le film et de ce groupe qu'on a entièrement créé pour le film. Bon film. Elisabetta Antonioni, questo è il film che vedremo questa sera, in pillole, la carovana torna il 14 settembre e che carovana sarà? Sarà una carovana che torna sui territori, dal 14 al 20 settembre attraverseremo l'Italia con questo programma, diritti al nuovo mondo, lo faremo direttamente dai territori dove incontreremo quella che io chiamo la meglio gioventù, le ragazze e i ragazzi delle cooperative che quotidianamente lavorano per costruire una società più equa. E allora mettetevelo in agenda, 14 settembre, a me non resta altro da fare che salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione con cui ci avete seguito in queste tre serate e lasciarvi in compagnia del film appena apro gli occhi, canto per la libertà, buona visione.